Ragazzi, prima di iniziare con questo video, devo annunciarvi una cosa importantissima. Lo sto facendo con un po' di ritardo perché vorrei che non si creassero problemi. Ebbene sì, ragazzi, anche quest'anno io e Ange, almeno per il momento, saremo al Romix. Verremo sia sabato che domenica. E ragazzi, quest'anno non avremo nessuno stand. 5 e 6 ottobre, ragazzi. Ciao, sabato 5, domenica 6. Mi raccomando. E allora, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video perché abbiamo 4.900 crediti e oggi sono insieme ai miei amici Kiron e Angelo, che è mio cugino, non è mio amico. Abbiamo un sacco di pacchetti da aprire, raga. Vai. Allora abbiamo il pacchetto della Champions League, che contiene almeno 5 giocatori oro rari, di cui uno almeno con 84 più garantito. Quindi non è male. Poi ce ne sono un sacco, quindi ne possiamo aprire un po'. Dai, apriamo. Vai, apriamo questo. Vai, ottieni pacchetto. Abbiamo 4.900 FIFA points in quanto ho preso la versione quella Ultimate. Chi è? CDC, Brasile, Premier League. Oh, può essere uno forte. È Angelo? Non lo so. Manchester United. È Casemiro. Insomma, non so quanto possa valere, però mi sa poco, eh. Scusa, ma quanti anni c'ha adesso? Boh, 1 milione, mi sa. Ma Di Marco ce l'ho già, vabbè. Lo vorrei Di Marco, però quell'originale vorrei. Cioè, lo vorrei utilizzare. Però è un 87, sì, chissà quanto culo devi avere per trovarlo. Più che altro penso che costa un botto. Eh sì. Pure. Ok, vediamo. Esterno sinistro. Camerun, cos'è? Ma che cos'è? Ma che è qui, madonna? Oh, io comunque, ragazzi, con i pacchetti penso che non avrò... Ah, Mané ho trovato. Penso che non avrò mai fortuna io con i pacchetti, raga, veramente. Terribile, oh. Sempre sfigato sono con i pacchetti, sempre, sempre. Tocca naso, tocca verde. Sì, più che altro, vabbè, li sto aprendo per avere un minimo di... Ah, questo è solo uno e costa 1000 FIFA points. Ed è... dovrebbe essere bello, bello grosso. Vediamo, apriamolo. Speriamo di trovare qualcosa. Dai. Dai, però. Difensore, il tedesco, la Liga, vabbè. Niente. Chi è? Real Madrid, no. Oh, ma come? Tedesco, la Liga, ma che vuoi di più? Zio Pera, Rudiger! Zio Pera! Mio padre! Zio Pera! Niente di che, Rudiger ha trovato, boh. Ah, però vabbè, non sono vendibili questi. Quanto costa Rudiger? 200.000 crediti. Ma non posso venderlo, no? No, okay. No. Però dai. Veramente. Più che altro devo capire che squadra farmi quest'anno, perché non lo so, Kairuz. Perché l'italiano, secondo me l'italiano non è male, solo che siamo senza crediti e questo è il problema. Quello sì. Ma io penso che me la faccio maschile e femminile italiana, Tanto si combaciano le cose. Dici? Sì. Da quello che so. Ma basta difensori, madonna. Chi è? Manchester United di nuovo. Coso? Delict. Insomma, Giroud ho trovato. Oh, Mkhitaryan, mio padre. Spero di no, dai. Ma cosa dai? Dai Roma. Oh. Dai, forse Roma. Bruttini sti pacchetti comunque, non ho trovato nulla. Ancora difensore, basta! Ma sono difensori, ma che mi devo fare la squadra di difensori? Oh, aspetta, però è dell'Inter, mi va bene. È il mio padre Alessandro Bastoni, 87, questo mi piace come giocatore. Questo mi piace, sì che mi piace, Kiron. Lo so che ti piace Bastoni, va bene, eh. E ci va bene, Bastox, e ci va bene. Com'è che sia Bastox in Pokémon? Quanto costa Bastoni? A 30.000, vabbè. Oh, che ti aspettavi? Per essere 87. Mi mancano gli ultimi due, ma sono bruttini, boh. 82 o superiore, apriamone un po' di questi. Vediamo. Quindi non è sempre walkout. Ancora difensore, Fra. No, ma c'hai il fetish. Gioca a tre difensori, che te devo dire? Pavard, ho trovato. E Godo! Ci abbiamo la difesa dell'Inter, Godo! Non è che devi fare l'Inter, eh. Te l'hanno spiegato, mi sa. Come no? No, però non devi fare il Godus. Manda video. Buono, Pavard è buono, raga, dai. Oh, ma dammi un attaccante, però. Dammi un attaccante. Oh, ATT. Francese. Ma che è? Ligan. Oh, chi è? Ma per non può essere. Lio. Ma chi è? La Casette. Non ci credo, non è vero. Ma la Casette funzionava su FIFA 14. Basta. Cos'è ancora campo. La Casette? Fammeli vendere tutti, sti qua. Gli ultimi due pacchetti, raga. Dai, bro, ti prego. CC,
Germania, Premier, dai, 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 dai. Manchester City, oddio. Chi ha trovato, fra? Ah, pensa, Gundogan, vabbè, non è male in teoria, oh. Dai. Non è male, non so quanto costa. Oh, questo lo posso vendere in realtà, vediamo. Oh, Turam, godo! Quanto costa Gundogan? Gundogan. Gundogan costa 16.000, 13.000. Godo, ho trovato Ticus. Ho trovato il Ticus. Niente. Vabbè, ora proviamo a farci una squadretta, raga. Comunque ci trovate gli specchi a Romix, eh. Ho trovato una ragazza canadese, chi è? Robin di Why Met Your Mother? No. Robin. Ci trovate a Romix, raga. Club, vai, proviamo a farci questa squadra. Voglio capire com'è. La tua rosa può disputare la partita, è certo che può. Dici tu, mo l'ho fatta. E la tua divisa, vai. Secondo voi chi è il mio difensore? Ora Zano trovo, ora Zano trovo. Zio Pera, si chiama DCP. La sua squadra. Voto DCP? Voto DCP? Voto, voto DCP? Mamma mia. Ma io non so più giocare. Io non so più giocare. Vabbè, non ho mai saputo giocare. Però ora più che mai. Da una vita che non gioco, sì. Attenzione, Palmer, Palmer. Mamma mia. Where is Palmer? Questo c'ha la squadra tutta bronzo e mi fa 40 gol. Vedrai, eh. Vedrai che ridere. Allora, ragazzi, io l'ultima volta che ho giocato a Ultimate Team non mi ricordo in un anno quanti controller ho rotto. Vorrei evitare quest'anno. Ce la facciamo secondo voi? Attenzione, Lewandowski. Vai che la passa a Gundogan. Tira a giro e la para così. Vabbè, però se gli devi ripassare la palla così, cioè sei un infame, gioco. E poi gioco non... Bello, vai Bellingham. Facci vedere chi sei, Bellingham. Vai! Fammi uno di quei tiri potenti, Bellingham. Quelli che fai nella vita reale. Sì, magari prendi la palla, vabbè. Niente. Ok, vai Pavard. Bravo! Bella sta spazzata, mi è piaciuta, bravo. Non gli sto facendo complimenti solo perché è dell'Inter, raga. No, 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 no. Dai, sì, ma che vuol dire? Che la passa subito a Palmer. Palmer che la passa subito a Gundogan. Gundogan con il Robertino Lewandowski. Mamma mia, oh. Che cesso di giocatore. Vai Lewandowski. Vai Lewandowski, ci sei. Niente. Ascolta, intanto sclerare per i videogiochi fa male. Che esempio dai ai tuoi fans. Di sclerare per i videogiochi, perché è così che si fa. No, no, cosa c'entra QG Khan? Gundogan è un'altra cosa. QG Khan che gioca a calcio? Sì, sì, del Madrid. Attenzione, Lewandino. Sì, però madonna, che bidone. Ma che, raga, ma Lewandowski non lo so usare, però. Perché mi sa che quello è il problema. Forza Federico Di Marco, ci siamo incontrati. Ci siamo incontrati, Fede, fammi gol, dai. Dai, da lontanissimo, come tu sai fare. Boia Fausto, ma per fare un gol della madonna, zio. Un euro gol, il premio mi mandavo. Del pallone d'oro. Attenzione, il cross di Federico Di Marco. Che non trova nessuno, però. Male, malissimo qui. Malissimo qui. Sterling, questo ancora c'è. Ancora gioca. Comunque che bella la cosa che si può fare mix tra ragazze e ragazzi nella squadra di Ultimate Team. Secondo me è bellissimo. Attenzione Gundogan, ancora Gundogan. Che la dà filtra. Vai Palmer, corri, corri. Calma, 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 calma. Levagli sto pallone, zio. Levagli sto pallone che si è inserito. Tocco per Leva. Ok, ok, ok. Ottima la chiusura. Vabbè, però madonna, non so giocare sto gioco, veramente sono terribile. Fammi fare il download, va. Fine primo tempo. Vabbè, ho capito, Lewandowski deve uscire. Deve entrare un giocatore migliore. Eh no, però ce l'ho. Ah no, ce l'ho, ok, ce l'ho, ce l'ho. Turam. Son. Forza ragazzi. Spaccate il culo a tutti. Forza Roma. Allenatore, fa entrare in campo forze fresche. Mamma mia, guarda il Ticus che già prende palla subito. Guardalo! E niente, però sbaglio un passaggio che veramente è... Bravo, bravo Di Marco. Sempre lì sul pezzo il Dimash. Vai! Vai Ticus, vai Ticus, vai Ticus! Mamma mia, è entrato subito! No, perché? Perché non ho tirato? Sono un... Colpa mia qua, colpa mia. Attenzione, Bellingham! Provalo, il tiro potentissimo! Dai! Vabbè, ma para tutto sto portiere, ma che è? Oh! Boh, 7.000 tiri in porta ho fatto! E però. Ho scritto. Dici tu, no? Vabbè, se questo non è rosso, però zio, dai, eh. Cioè, manco il cartellino gli ho dato, ma. Ah, giallo, ok. Boh, vabbè.
cavolo giallo per una roba del genere. FIFA tagliato. FIFA tagliato. No. Posso partire in contropiede. No, perché stai coprendo lo score con la web. Eh sì, per quello, vabbè. Siamo 0-0, insomma. Calma. Bravo! Vai Gundogan, ci sei Gundogan. Ok. Vai Ticus. Dai! Vai Ticus. Non ci credo, sì! Ma com'è possibile? Para tutto, zio Pera! Mi sa che era pure fuori gioco, ma vabbè. Che è Sommer. Attenzione. C'è il tiro. Alla respiro. Bravo. Va bene, cioè. Vai Ticus. Dead Eye. Mio padre. Ma va bene comunque. 1-0 e andiamo, zio Pesca. Comunque 83 a Turam è un po' un crimine, secondo me, dopo la stagione dell'anno scorso, eh. Non perché sono interista, però almeno un 85 gliel'avrei dato, cioè. Boh, ma ha segnato. A posto, mi ha pareggiato istantaneamente, fra. E signori, dopo 10 anni il kickoff glitch c'è ancora, signori. Incredibile. Pure il grid l'ha fatto. Incredibile. Cosa gli vorresti dire quello in cui incredibile. Incredibile. Dopo un anno ancora che la gente si lamentava solo del kickoff glitch, c'è ancora il kickoff glitch, signori. Incredibile. Da quittare manco il tempo di comprarlo, sì. Da quittare manco il tempo di comprarlo. Ecco, vabbè. Schifezza di gioco. E comunque siamo soltanto alla prima mezz'ora di gioco. È una cosa incredibile. Raheem Sterling. Dai, Fra, ma che cos'è, Fra? Ma veramente, cioè. Dai, Fede. Dai Fede, che è tua! Madonna, che cosa ho fatto? Non ci posso credere, il palo! Il palo deve prendere! Vabbè, Fra, sei proprio romanista comunque. Cioè, ma che sfiga c'ho! Ma se tu ti guardi una partita della Roma ti ammazzo. Ma capace che mi fa pure gol adesso, guarda. Ma poi con Bellingham! Ma come si fa, cioè? Vabbè, guarda quello, boh. Questo ha buttato la palla fuori. No, vabbè, ma solo così. Vabbè, fuori gioco, infatti. Era da solo, completamente. Ha detto, vai Tchouaméni. Vabbè, ma questo fa solo scivolate. Un fallo non lo fischia mai. Gesù Cristo. Non hanno più molto tempo. Devono affrettare le operazioni. Gol, figurati. Figurati. L'odio con tutto me stesso, l'odio. L'odio con tutto me stesso questo gioco, fra, te lo giuro. Dai, è appena iniziato. Vabbè, sì, però gli levano la... Cioè, ma come fa che un difensore gli leva la palla a quello con 87 di velocità, sì! Ma vabbè, mi sono rotto, voglio più giocare, raga, ve lo giuro. Eh? Ma che sto calmo. Gioco da 4 soldi, veramente. Programmato col culo, ragazzi. Lo dirò all'infinito, ditemi quello che volete. Vediamo che squadra c'ha questo qua, vediamo. Ok, obiettivamente è una squadra di... Però ora vedete che Harry Kane mi farà 40 gol. Perché la sfiga non la porterà alla sua squadra come fa di solito, ma la porterà a me. Farà 4 gol di rigore, come 3 gol di rigore. Come quando ha vinto 9-2 col Bayern. Fischia fallo. Mamma mia. Ma tu stai già giocando Ultimate Team o no? No, io sì, sono su Ultimate Team, ma sto facendo le missioni. Bello Lewandowski! Aspetta, Kiron. Bello! E andiamo 1-0, Godam. Ma come? Ma fai le sostanze del toro Lewandowski? Ma in che se... Boh. Mi sa. Ma che cazzo, l'ha rubata. Vai questo kickoff glitch. Ok, non l'ha fatto, assurdo. A fallo pure per lui. Non ci credo come ha fatto il gol della... No, Fra, è incredibile, Fra. Cioè, non ti danno neanche il tempo. Segni e ti fanno istantaneamente gol. No, vabbè, ma è incredibile questa roba, raga. Lewandowski. Palla interessante. Possono passare in vantaggio. Figurati se non me la para. No, vabbè, ragazzi, ma è osceno, però, eh. È veramente osceno, raga. Ma cosa fa questo qua? Boh.
faccio sto capendo. Lewandowski. Dai! Godam. C'è il gol, attenzione, torna di vantaggio. Godo. Mio zio Kiron. Ciao nipotino. Bravo. Vai. Vai Lewandowski, vai. Allora, se non gli dà rosso, quitto il gioco, eh. No, forse è troppo bassa. Ma che cos'era? Ma che tiro era? Ma l'hai presa in alto, ma sei stupido. Oh. Ciao Alex. Non ho capito il tiro che ho fatto. Vai, vai. Aspetta che c'è Robertino. Dai, fammelo il 3-1. E si gode, anquitta, rage quitta, rage quitta. Vai, primo stupido ho fatto rage quittare. No, non è ancora detto, però. Sì, godo. Mi sento Kairuz. Come ti senti Kairuz? Sì. Vediamo che squadra. Dai, sì, questa c'è una squadra che è un bidone. Se non lo batto 10-0, ma vedi che mi distrugge, Kiron, guarda, eh. Questo è quello che c'è, una squadra di... che ti fa 10 gol perché è un dio. Sì, sì, sì. Sì, sono buggati, fra, sì, senza senso. Vai, Robertino. Vai, Robertino, che c'è, c'è tutto libero. Hai tutto libero, dai, fammelo sto gol. Calma. Vabbè, niente. Ma tu vuoi far sprintare a Lewandowski che c'ha 400 anni? Pure ho capito, però... Comunque è strano sto gioco quest'anno, troppo lenti i giocatori sono. Non so come spiegartelo, cioè... Vai! Madonna, che missile! Minchia, ma è un tiro clamoroso sto bastardone, eh. C'ha 75 di velocità, è effettivamente un po' lento Levas. Aspetta che c'è tanto il kick off glitch, mo fa 1-1. Un trattore, eccoci qua, rigore. Figurati. Mazza che so deficiente. Rigore che ovviamente non riuscirò mai a parare. Sì, però finito. Risultato che potrebbe tornare in parità. Sì! Dodon! Davvero era a sinistra? Ma sì. Ti ho ascoltato, Kairuz. Hai fatto bene. Piano, ripartiamo piano. Vai Gundogan. Sì, ma scattate, ma non fanno nulla. E vabbè, mi ha levato palla. Perché ci sono tutte quelle. Il problema di questo gioco è che siccome non sanno più che male per farti spendere 100 euro, io sono sicuro che sta andando di merda la mia squadra per tutte quelle tattiche delle impostazioni che hanno aggiunto ora. Che ne so se Angelo sta giocando a Roblox. Quello è nella doccia. Dani Olmo. Può avvicinarsi alla porta. Dai. Niente, impossibile togliergli la palla a Dani Olmo, ragazzi, eh. 89.000 di controllo palla, c'ha. Ma si sbriga questo, ma che sta facendo? Che palle quando mettere in pausa, ma se la gente non può giocare. Oh, 1.900 costa? Aspetta, vediamo se lo troviamo, 1.400. Vai di tutto bene, proprio club, AS Roma. Mamma mia, ma che lentezza, raga. Ma che c'ha sto gioco? È proprio baldato. È lentissimo. I giocatori si strallungano il pallone. Ma che è, raga, vi prego, cioè. Meglio del 1 contro 1. Occhio alla ripartenza pericolosa. Disegnava da lì quasi. Mamma mia, Dybala. Mamma mia. Hai Dybala? No, lo voglio. Ma costa un macello, immagino, no? Si è interrotta molto bene. Stanno a fare 30.000. Ah, beh, dai, manco tanto. Beh, bravo, però considera che Dybala è tipo il terzo high graded più alto della Serie A. Eh sì, infatti. Sì, vabbè, la carta normale, però giustamente ci sta che costa così. Fuori gioco tantissimo, zio, dove vai? Non lo so, raga, c'è qualcosa che non va... Poi nei commenti, ragazzi, perché ovviamente vabbè, sto reccando. Nei commenti, ragazzi, scrivetemi se c'è qualcosa che sto sbagliando, che magari devo usare, perché la vedo proprio strana la squadra, raga, non so spiegarvelo. Ma lenta sfa. Più che altro non capisco il modulo, cioè sembra che c'è una punta. E vabbè, qua l'ho preso il gol. Vai Ticus! Non ci credo, ma come fai? Ma come si fa a parare questa roba?
Lagga Xiao, paga le bollette di internet, non è colpa mia se ti lag. Godo, passa sto pallone. Vabbè, figurati. Guarda, non scattano! Non scattano! Però pure io non capisco. Cioè, non... Niente. Grande intervento in chiusura. Da... No, vabbè, ma non ci posso credere, sì. Pazzito. Dai, vai, che sei un trattore, sei! Parato il sto portiere, incredibile. Portiere più forte di FIFA. Nuovo possesso per lui. Invece. Parami anche questa. Ovviamente, parata anche questa. Oh, tre volte Turam sotto porta, parata, boh. Incredibile. Ah, ma quando non gira non gira, non fa niente. Sì, sì, non c'è poco da fare. Giocare di fronte a un pubblico del genere dà una carica incredibile. Boh, ma poi si allunga. Fra, ma te lo giuro, ma mi credi? C'è una lentezza rispetto agli anni scorsi. Mi sembra, sai cosa, GTA 4, quando hanno tolto tipo la modalità di parkade dei veicoli, che era mega realistica. Sembra che stanno giocando dei vecchi, lentissimi, quello che si stoppa la palla 3 ore prima di fare il cross. Boh. 3 ore, le partite sono noiosissime, cioè. Accetta palla, nuova possibilità. Ma se mi facessi proprio una partita online a caso? Che succede? Chiedo nulla se te la fai. Sicuramente non dirti come su Ultimate Team. No, sto su Ultimate Team, fra. Ah, ok. Vado a giocare online su Ultimate Team. Vabbè, palo di nuovo. Boh. Mi sta venendo da piangere. Le Rivals? Era di le divisioni, sono quelle che sto facendo io. Ok, le Rivals. No, io non posso giocare online. Gol. Ma forza di questo gol che dà il pareggio. C'è al 90esimo. Di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. C'è davvero voglia di giocare. Devono sfruttare questa occasione se vogliono trovare il gol partita. Vuole il tocco verticale. Mi sa pure tu.